Palermo, piena la chiesa di quartiere, la stessa dei funerali del marito Paolo. Per l'ultimo saluto ad Agnese Borsellino sono venuti i vertici delle istituzioni, il vicepresidente del Consiglio Alfano, la ministra della Giustizia, cancellieri, i capi della polizia, i procuratori di Palermo e Caltanissetta, il presidente del Senato, Pietro Grasso. Perdiamo una grande donna, una grande madre, una persona che ha voluto fino all'ultimo verità e giustizia, testimoniando anche in tutti i processi in cui è stata chiamata e con tutti i magistrati che hanno continuato le indagini. E noi per continuare nella sua memoria dobbiamo continuare a cercare verità e giustizia. Insomma, lo Stato presente, nonostante negli ultimi anni questa donna, composta e fragile, avesse rotto il silenzio per denunciare, per accusare proprio quei pezzi delle istituzioni che avrebbero brigato con la mafia ai tempi delle stragi dei primi anni 90, quei pezzi deviati dello Stato, aveva detto la vedova Borsellino, che sarebbero stati nella cabina di regia dell'attentato in cui perse la vita suo marito. Lei che aveva fatto della verità la sua battaglia finale, avrebbe dovuto testimoniare al processo Quater sulla strage di Via D'Amelio in corso a Caltanissetta, ma la malattia glielo ha impedito. Le istituzioni nei banchi in prima fila e i tre figli Manfredi, Lucia e Fiammetta. Parla di verità nell'omelia Don Cosimo Scordato, il prete che le è stato a fianco dal momento della strage di 21 anni fa. Dobbiamo dire grazie a questa donna, al suo martirio bianco, dice. Dobbiamo chiedere perdono al Signore per le cose che ancora non sappiamo. E ancora forse questa verità dobbiamo avere il coraggio di cercarla e di portarla alla luce fino in fondo, perché il martirio delle persone che si sono donate totalmente a noi non resti sprecato. L'applauso quando esce il feretro. Sulla bara le foto delle vittime della strage di Via D'Amelio, suo marito e i 5 agenti della scorta.